L'illuminismo produce, favorisce la nascita di nuovi generi letterari, cioè di nuove forme di scrittura che rinnovano e arricchiscono la tavolozza delle possibilità degli scrittori. Si afferma il modello dell'enciclopedia e l'enciclopedia continua a essere nella modernità una delle strutture di rappresentazione della realtà più fortunate. Noi stessi continuiamo oggi, magari su internet, con Wikipedia, a consultare modelli enciclopedici. Un altro genere letterario che conosce un rinnovamento, uno sviluppo, quasi una rinascita con l'illuminismo è quello del saggio. Il saggio, che sostituisce il trattato. Il saggio è una forma di scrittura che affronta una questione, affronta un problema, affronta un tema specifico di interesse, ma contemporaneamente coinvolge colui che affronta il tema con il suo punto di vista, le sue idee, la sua sensibilità, perfino la sua emotività. Il saggio è il luogo nel quale si incontrano quindi una ricognizione oggettiva del fenomeno studiato e un coinvolgimento soggettivo e problematico di colui che lo studia e che ne parla. Una forma di scrittura che sarà praticata nei due secoli e mezzo che seguono l'illuminismo e che arrivano fino ad oggi dai maggiori intellettuali che si occupano delle questioni della società. Un altro genere letterario che nasce con l'illuminismo è quello del pamphlet. La parola francese, anche qui, è indice del fatto che il pamphlet si sviluppa, questo genere si sviluppa a partire dalla Francia. Il pamphlet è uno scritto di genere saggistico, breve, puntuale, che affronta in modo polemico un certo problema scottante, cercando di proporne una soluzione che diventi operativa. Il più noto pamphlet, forse illuminista, non è però francese, ma è italiano. Si deve a un autore italiano, a Beccaria, Cesare Beccaria, che nell'opera intitolata Dei delitti e delle pene affronta per la prima volta in modo radicale, deciso, provocatorio la questione della tortura e la questione della pena di morte. Dopo quell'intervento si può dire che il dibattito sulla liceità della tortura, fino a quel momento considerata ovvia, e sulla liceità della pena di morte per reati particolarmente gravi conosce una svolta e progressivamente, a partire dalla Toscana e poi in molti altri luoghi d'Italia e del mondo, la pena di morte e la tortura vengono abolite per legge.